Dati che comunque fanno registrare dei parametri da zona bianca, come ha annunciato il governatore Marsilio all'uscita della cabina di regia che si è svolta, dicevamo, oggi pomeriggio all'Aquila. Da domani tutto l'Abruzzo sarà in giallo e cadranno da domani anche le restrizioni per il comune di Celano, che era l'ultimo comune, insomma, in zona rossa. Ma sentiamo tutti i particolari nel servizio di Paolo Durante, che oggi era per noi all'Aquila. Palazzo Ignazio Silone all'Aquila, sede della Giunta regionale, si è concluso da pochissimo il vertice, l'unità di crisi regionale che ha fatto il punto della situazione sul fronte contagi nell'ultima settimana e anche sul fronte vaccinazioni. Con la telecamera di Diego Martelli abbiamo filmato delle immagini e soprattutto tra pochissimo sentirete l'intervista realizzata all'uscita di questo vertice al presidente della giunta regionale Marsilio. Presidente, dunque da domani tutto l'Abruzzo in zona gialla, compreso Celano, unico comune che era in zona rossa? Sì, non c'è più nessun comune in zona rossa, tutto l'Abruzzo in giallo con parametri da bianca. Questa settimana registriamo 36 di incidenza, la settimana scorsa era 57, quindi siamo scesi decisamente sotto quella soglia di 50 che ci permetterà quanto prima di arrivare in zona bianca, sempre che l'incidenza non torni a crescere, quantomeno si stabilizzi intorno a questi valori così bassi. Sta scendendo anche l'incidenza ospedaliera, quindi abbiamo tutti i parametri assolutamente positivi. Per questo motivo è giusto nutrire quel po' di ottimismo che ci può portare verso una stagione di aperture. Il tema di vaccinazioni, Presidente, ieri c'è stato il picco, il record, in Abruzzo 12.500 circa, si viaggerà anche oggi e nei prossimi giorni su queste cifre, ci sono già dei dati? Devo dire che in questi giorni i target che ci sono stati assegnati sono un po' inferiori ai numeri che venivano promessi o sperati qualche settimana fa. C'è qualche difficoltà di approvvigionamento e di distribuzione, l'abbiamo avuto in particolare con le consegne di Moderna, provocando in qualche caso anche dei rinvii di seconde dosi, di richiami. Quindi noi siamo sempre pronti a fare la nostra parte e penso che stiamo dimostrando di saperla fare. Più vaccini ci danno, più ne somministriamo. C'è qualche piccolo rallentamento in questi giorni, speriamo che nei prossimi giorni il flusso di consegne torni ad essere più regolare e soprattutto con quantitativi più massicci. Il referente della campagna vaccinale Brook, insieme all'assessore alla sanità, in questi giorni contatteranno l'ufficio scolastico regionale. Non avendo a disposizione dosi sufficienti di un vaccino come Johnson & Johnson, che è monodose, dovendo quindi obbligatoriamente vaccinare i ragazzi con altro tipo di vaccino, si pone il tema se far fare solo la prima dose o se poi incappare in un eventuale richiamo nel periodo in cui stanno dando l'esame, e questo potrebbe anche creare qualche difficoltà per chi può subire piccoli effetti collaterali in sede di esame, quindi bisogna coordinare bene le date e le disponibilità, e ho raccomandato appunto, da domandato all'assessore e al referente Brucchi, di dialogare con l'ufficio scolastico regionale per sondare fino in fondo questa possibilità. Il nostro obiettivo, se fosse possibile, se fosse tecnicamente realizzabile, è quello di permettere ai maturandi, ai ragazzi che faranno la maturità, di poterlo fare almeno con la copertura della prima dose del vaccino.